Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie. Jessica Morlacchi, ex leader dei Gazzosa, band famosa alla fine degli anni 90, è stata un volto noto del cast fisso di Oggi è un altro giorno, la interessante trasmissione condotta da Serena Bortone che la Rai ha deciso di chiudere nonostante gli ottimi ascolti. Morlacchi è ora passata alla Mediaset ed è tra i nuovi concorrenti del Grande Fratello, che ha aperto i battenti lunedì 16 settembre 2024. La vita privata della cantante ha destato curiosità, soprattutto riguardo al suo presunto fidanzato. Secondo voci di corridoio, Jessica Morlacchi avrebbe concluso da qualche anno la relazione con Davide, giovane pasticcere di 28 anni, di cui aveva parlato positivamente in passato. I due si sarebbero lasciati nel 2022 e la cantante ne ha parlato pubblicamente Oggi è un altro giorno. Attualmente sembra che Morlacchi abbia ritrovato il sorriso accanto a Rosario Albanese, imprenditore romano, ma la loro frequentazione rimane avvolta nel mistero e sembrerebbe essere terminata recentemente, poiché la showgirl si è presentata al Grande Fratello dichiarandosi in cerca dell'amore. La cantante ha affrontato momenti difficili a causa di attacchi di panico, ansia, agorafobia e depressione, che l'hanno tenuta lontana dalle scene dal 2005 al 2013. Inoltre, Morlacchi è stata vittima di molestie in diretta TV da parte di Memo Remigi durante una puntata Oggi è un altro giorno, episodio che ha portato alla sua temporanea esclusione dal programma. Il passaggio di Jessica Morlacchi al Grande Fratello ha suscitato interesse e curiosità, portando alla luce aspetti meno conosciuti